Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Che l'amore sia per natura un sentimento reciproco è risaputo. La reciprocità è la legge dell'amore. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Con queste parole Gesù Cristo chiede molto. Se però si fosse fermato a questo, dove sarebbe la novità? Ma ecco che a quelle parole aggiunge un'espressione che contiene tutto l'eccezionale dell'amore cristiano. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Qui abbiamo il motivo e il modello di un amore che a questo mondo era del tutto sconosciuto e in parte lo è tuttora. Sì, il motivo anzitutto. È sufficiente riferirsi all'esperienza umana per capirlo. Perché un individuo adulto possa amare in modo maturo ed equilibrato, occorre che sia stato amato fin da bambino. Ecco, l'amore cristiano obbedisce a una logica del tutto simile. Poiché io vi ho amati, dice il Signore, amatevi anche voi, gli uni gli altri. Quindi dare amore e contraccambiare amore è possibile, perché siamo stati amati. Ma di quale amore si tratta? Come io ho amato voi, ecco il modello di riferimento. Egli ci ha amati senza alcun interesse da parte sua, senza secondi fini, senza la minima pretesa di guadagnarne qualcosa in cambio. E del resto cosa avrebbe potuto guadagnarne? Ha amato anche chi l'avrebbe tradito, rinnegato, chi gli avrebbe riservato rifiuti e volta a spalle per tutta la vita. Ci ha amati gratuitamente. Questo ci porta a concludere che nel nostro modo di amare non è sufficiente la logica della reciprocità. Possiamo e dobbiamo puntare alla gratuità. Se noi cristiani amiamo il nostro prossimo solo se siamo ricambiati, non possiamo dire che il nostro è amore cristiano. No, solo nella gratuità di un amore senza confini si giustifica la raccomandazione che il Signore ci rivolge con tanto calore. Come io vi ho amati, così amatevi anche voi. Sì, a volte è arduo, difficile, impossibile anzi, se contiamo unicamente su noi stessi. Ma è proprio qui la novità. Chi ha mai detto che dipenda da noi? Prima di comandarci un tale amore, Gesù ci raccomanda: rimanete nel mio amore. Rimaneteci come i tralci innestati nella vite. Rimanete in quella vitalità che scaturisce dai sacramenti che vi ho donato. Rimaneteci stabilmente, sì. Rimanete nel mio amore. Certo, è in salita la strada, ma con lui è possibile percorrerla, anche se è in salita. Del resto, per quale altro motivo Dio ci avrebbe creati a sua immagine? Infatti, chi ama con gratuità, senza aspettarsi contraccambio, assomiglia davvero a Dio. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.